l'atto deliberativo numero 85 del 10 dicembre 2020, la Giunta Municipale ha dato un atto di indirizzo al settore affari generali e al settore finanziario affinché si potessero dare delle misure a sostegno delle attività economiche e delle famiglie che hanno subito delle difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Tra queste misure ce n'è una che riguarda un contributo consistente in un bonus scolastico per l'acquisto di materiale didattico o comunque necessario per lo svolgimento della didattica a distanza. Un bonus scolastico che toccherà a tutti i ragazzi residenti a Chiaravalle, frequentanti le nostre scuole, le scuole dell'obbligo, quindi la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola media e il biennio delle scuole superiori. È previsto anche per la scuola dell'infanzia. Il contributo è di 30.000 euro, dove ogni bimbo della scuola dell'infanzia 123 avranno 30 euro, i ragazzi della scuola primaria 204 avranno 50 euro, i ragazzi della scuola media 142 avranno 50 euro e i ragazzi del biennio 110 avranno 60 euro. Questo è a fine, diciamo, dell'istruttoria che hanno portato avanti gli uffici. Da domani questi buoni verranno distribuiti dai vigili urbani, quindi il comando di polizia municipale avrà questo compito di distribuire a tutte le famiglie interessate questo bonus. Ecco, continuiamo con le misure a sostegno di tutte quelle utenze colpite da questa emergenza. I militari della stazione Carabinieri Forestale di Lamezia Terme hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme di una vasca di contenimento di acque reflue provenienti dalla condotta fognaria del comune di Platania, sita nel comune di Lamezia Terme in località Fosso della Foresta. Il provvedimento emesso dal GIP fa seguito a specifiche attività di indagine dei militari, dalla quale è emerso che i reflui domestici che fuoriuscivano dalla condotta fognaria comunale erano destinati a confluire in una vasca non idonea al contenimento, sversandosi nel suolo con conseguente possibile inquinamento del suolo e delle acque circostanti del torrente Fosso della Foresta, affluente del torrente Canne e ricadenti nel bacino del fiume Amato. In particolare sono state riscontrate diverse anomalie, inefficienze sia della condotta fognaria che della vasca di raccolta dei reflui, nel tempo reiterate, tali da consentire ripetuti sversamenti di reflui fognari, confermate anche da specifiche risultanze analitiche su campioni prelevati dall'ARPACAL. In esecuzione del provvedimento del GIP è stata posta sotto sequestro la vasca per l'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti conseguente al mancato approntamento degli interventi necessari per il collettamento fognario comunale nei riguardi del sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Platania. Vincenzo De Filippo, presidente di Federfarma Catanzaro e Calabria, ha incontrato il dottor Antonio Belcastro per discutere della vaccinazione dei farmacisti di comunità per la provincia di Catanzaro. Belcastro ha rassicurato che le vaccinazioni per i farmacisti di comunità inizieranno nella prossima settimana, non appena arriveranno i vaccini. La somministrazione avverrà presso l'azienda sanitaria pugliese Ciaccio di Catanzaro in accordo con il direttore di presidio, dottor Gianluca Raffaele, che si è dimostrato disponibile alla programmazione in collaborazione con Federfarma Catanzaro. La vaccinazione per i farmacisti di comunità è un passaggio importante nell'attività della filiera sanitaria, visto che le farmacie sono il front office del mondo sanitario. Questa emergenza straordinaria ha avuto un forte impatto a livello globale e ci ha anche coinvolti in prima persona, dice De Filippo.
Noi farmacisti abbiamo avuto un cambio radicale delle nostre attività lavorative, confrontandoci quotidianamente con una nuova realtà che le nostre generazioni non avevano conosciuto. Tutti insieme, farmacisti e collaboratori e titolari di farmacie, spiega De Filippo, abbiamo fatto emergere dal nostro profondo energie inaspettate che ci hanno permesso e ci permettono ancora di fare fronte alla pandemia, mettendoci in prima linea nelle difficoltà che i cittadini hanno dovuto e tuttora affrontano a causa del Covid, ricordando sempre che a causa del Covid ci hanno lasciato 23 colleghi. Le scuole superiori saranno aperte l'1 febbraio, i ragazzi torneranno con la didattica in presenza. Lo ha detto il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, nel corso di una diretta Facebook. Sollecitato dalle domande di molti utenti collegati alla diretta, Spirlì ha ricordato che c'è una decisione del Consiglio di Stato. Quando quei genitori calabresi si sono rivolti al TAR e hanno forzato la mano su questa benedetta riapertura in presenza e non a distanza, hanno ottenuto una sorta di risposta definitiva del TAR e del Consiglio di Stato che ci indica la strada da seguire, e la strada da seguire è quella della didattica in presenza. Dobbiamo purtroppo prendere atto che la situazione è questa. Laddove, ha aggiunto il presidente facente funzione della Regione Calabria, i casi di contagio tra giovani e studenti dovessero aumentare, e spero che non accada, non sarò così pazzo da non prendere una decisione successiva sfidando qualsiasi doso, ma al momento non è possibile. Poi ci sono uffici che decidono per altri e che però stranamente vanno in smart working. Sono chiusi e sono uffici diretti da adulti. Mi chiedo se è possibile continuare con questa giostra dei ragazzini che devono essere esposti al contagio mentre tutti gli adulti lavorano da casa. Chiudiamo le scuole e riapriamo le attività degli adulti. Questa, ha concluso Spirlì, sarebbe una scelta di buon senso. «25 gennaio 2021, oggi a Spadola a fare gli auguri alla signora. Come vi chiamate?» «Maria Rosa Tassoni.» «E quanti anni fate?» «Figlia di Bruno Tassoni e di Carmela Bertucci.» «Quanti anni fate?» 106 era.» «106. Allora cantiamogli tanti auguri.» «Tanti auguri a te. I giovani africani possono anche attraverso progetti come quello che la LUISS prospetta, immagina, guardare all'Italia come un centro di riferimento e di formazione internazionale, anche in un'ottica poi di ritorno, di condivisione anche in Africa di conoscenze, magari per un percorso di sviluppo sensato, ragionevole, importante in questo XXI secolo, oppure l'Italia resta provincia, resterà provincia? È una domanda questa molto, molto suggestiva, anche molto profonda a mio avviso. E parto da lontano, evocando Léopold Sédar Senghor, presidente del Senegal, primo presidente del Senegal, che immaginava il Mediterraneo come un luogo d'incontro, tra culture e civiltà, e lui immaginava che il Mediterraneo potesse ospitare quello che lui chiamava l'appuntamento dell'universale, il rendezvous dell'universel, lo chiamava lui, tra le culture greco-romane, arabo-berbere e negro-africane. Perché nella sua produzione letteraria e poetica, lui è il padre fondatore della negritudine, del filone letterario della negritudine, insieme a Césaire, la sua negritudine non era una negritudine chiusa a riaffermare la propria identità, era una negritudine che doveva affermarsi per poi aprirsi all'universale, al mondo. È un gioco doppio questo del pensiero di Senghor,
ritrovare la propria negritudine, la propria autenticità, le proprie radici, il proprio essere africano, anzi lui dice il proprio essere negro, ma per poi avere qualche cosa da portare all'appuntamento dell'universale. E il Mediterraneo, secondo lui, era quel luogo dove tutto questo poteva avvenire per la storia, perché da sempre è stato il crogiolo di culture e di civiltà diverse. E l'Italia è nel cuore del Mediterraneo. C'è un inevaso desiderio d'Italia, inevaso da parte italiana. C'è la ricerca di un interlocutore europeo diverso dalla Francia, la ricerca di un interlocutore europeo diverso dalle logiche coloniali o postcoloniali. Pensa solo che in alcune lingue africane, nella mia lingua per esempio, la stessa parola voleva dire Europa e Francia, un putù, la stessa parola designava l'Europa e la Francia. Questo faccia a faccia esclusivo ormai appartiene al passato, nell'era postcoloniale di cui ti parlavo, soprattutto è sentito dai giovani, che sono più aperte a una molteplicità di interlocuzioni in Europa, e là l'Italia è spesso scelto per questo motivo. Allora, voi dove siete? Faccio ripresa anche voi che fate muro, eh! Allora, lui è qui. Conte 1 e Conte 2. E lì c'è il muro della maggioranza. Ciao, Ciao! ciao, ciao! Che non consente Ma che il questo è consigliere bufonato! Usuelli venga ripreso. Dai! A che pannella faceva di... Tra i 17 ordini esecutivi firmati dal presidente Joe Biden nel suo primo giorno alla Casa Bianca, che rovesciano i 4 anni di Donald Trump, c'è quello che riporta gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi per il clima dopo l'abbandono deciso dalla precedente amministrazione. Secondo l'ex segretario di Stato John Kerry, ora inviato speciale di Biden per il clima, l'impegno americano fissa una base e non un tetto, l'inizio di una nuova leadership in vista della conferenza internazionale COP26 in programma Glasgow a novembre. Gli USA sono uno dei massimi emettitori di gas serra, con oltre 5 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno, ma soprattutto negli Stati Uniti l'emissione pro capite è di gran lunga la più alta del mondo. Biden ha anche annunciato il team più numeroso mai visto alla Casa Bianca per affrontare la crisi climatica, con esperti anche nel Dipartimento di Stato e nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, mentre il Dipartimento del Tesoro, quello dei Trasporti e l'ufficio del vicepresidente Kamala Harris avranno tutti uno staff dedicato alla politica climatica. Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi energetici avanzati, si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 401 autobus completamente elettrici e 2 elettroterminal per la ricarica Transmilenio, il sistema di trasporto pubblico rapido della capitale della Colombia, Bogotà. Dopo il contratto siglato a fine 2019 con il sistema integrato del trasporto pubblico della capitale colombiana per la realizzazione di 4 elettroterminal, arriva a circa 900 il numero di autobus elettrici forniti da Enel X alla rete di Bogotà, mentre sono quasi 1.400 gli e-bus gestiti da Enel X nel mondo. Gli autobus elettrici saranno realizzati dal colosso cinese del settore BYD. Il loro arrivo in Colombia è previsto tra la fine 2021 e inizio 2022. I bus a zero emissioni saranno ricaricati con energia al 100% da fonti rinnovabili. Pubblicano su Facebook il video di una corsa clandestina di cavalli e ricevono una denuncia per maltrattamento di animali e competizione non autorizzata. Si tratta di 8 persone che nel novembre del 2020, lungo la statale 124 del Siracusano tra Noto e Palazzolo Acreide, sono stati protagonisti di una corsa tra 2 cavalli. Organizzatori e partecipanti avevano invaso con decine di moto l'intero percorso per agevolare la gara e consentire ai 2 calessi di correre lungo la carreggiata. Sono eventi che mettono in grave pericolo gli utenti della strada e gli animali utilizzati per le corse, spiega il tenente colonnello Marco Piras, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Siracusa. C'è un grossissimo giro di scommesse e spesso ai cavalli vengono somministrate sostanze dopanti pericolose per la loro salute.
Un capannone ben nascosto di circa 750 metri quadrati, con all'interno una notevole quantità di rifiuti accatastati, senza alcun rispetto per le norme antincendio, in tutto circa 700 tonnellate tra scarti plastici e tessili, impilati fino al soffitto, oltre a circa 180 big bag di granulato plastico, derivante dalla triturazione di guaine plastiche. Lo hanno scoperto i carabinieri del NOI di Torino a Cascinevica di Rivoli. L'area, sottoposta a sequestro, risulta sede di una ditta di import-export di legnami, priva di qualsiasi autorizzazione alla gestione dei rifiuti. A Napoli, invece, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, stoccati senza alcuna autorizzazione in tre aree all'interno del porto. I 1700 metri quadri, dove erano ammassate vernici e solventi, bombole per gas e ossigeno, pneumatici usati, materiali ferrosi, sono stati sequestrati. Denunciati i responsabili tanto a Torino quanto a Napoli. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Michele Bravi non rimanda più e pubblica il suo atteso terzo disco, La geografia del buio. 10 le tracce nate dal desiderio di abbracciare le proprie fragilità e imparare a convivere con il dolore. Bravi, fermo discograficamente ad Anime di Carta, uscito nel 2017, a novembre 2018 rimane coinvolto in un incidente che provoca la morte di una motociclista di 58 anni. Il cantautore effettuava un'inversione di marcia vietata al momento dell'impatto. Poi un lungo percorso per tornare a una nuova normalità, il ritorno in studio di registrazione e la pandemia che fa slittare l'uscita dell'album. La geografia del buio è ora disponibile dal 29 gennaio. È stato anticipato dai singoli La vita breve dei Coriandoli e Mantieni il bacio. Noel Gallagher registrerà alcune vecchie canzoni degli Oasis senza il fratello Liam. Lo ha rivelato lo stesso cantautore in un'intervista al quotidiano The Sun, annunciando l'arrivo di un nuovo disco. Continua così la faida tra i due fratelli in cattivi rapporti dallo scioglimento del gruppo nel 2009. Riascoltando il materiale degli Oasis, Noel ha raccolto 14 brani mai inseriti in altri progetti e finiti nel dimenticatoio. Riscoprirli, ha dichiarato il maggiore dei Gallagher, è stato un dono. Se suono una canzone una volta e funziona, ha spiegato, quella resta lì per sempre anche se poi non la uso. Più volte Liam ha auspicato un riavvicinamento con il fratello, ma tutti i tentativi sono sempre stati vani. Non farà eccezione questa occasione. Mario Biondi festeggia i suoi 50 anni con un nuovo disco. Esce il 29 gennaio, un giorno dopo il suo compleanno, Dare. Un progetto ricco di collaborazioni, 10 gli inediti e 3 le rivisitazioni di grandi successi della musica internazionale. Da Crederò, registrata insieme a Il Volo, a Simili con Do di Battaglia. In Dare, Mario racconta la storia della sua carriera fino ad oggi, ma pone anche le basi per il futuro. I fan troveranno infatti un misto di sonorità, quelle marcatamente jazz and soul dell'inizio fino a quelle più moderne. Ci sarà anche Miley Cyrus alla 55esima edizione del Super Bowl. La cantante si esibirà al pre-show TikTok Tailgate davanti a un pubblico di 7.500 operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid-19. I lavoratori del settore sanitario si godranno la partita e la speciale performance di scena fuori dallo stadio Raymond James di Tampa, dove si svolge l'evento, un vero e proprio omaggio al loro impegno nell'ultimo anno. L'appuntamento con il Super Bowl è per il 7 febbraio. In Italia il pre-show sarà visibile dalle 20:30 su TikTok sulla CBS. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.